Buonasera dal Millennium, settima giornata di Uniligue, si affrontano Madigans e Partenopei. Riparte Ausiello, buona la percussione di Ausiello, prova a cambiare gioco per Conte, viene anticipato, ma ancora il pallone lì, perna calcia! Straordinario l'intervento di Esposito. Calcio d'angolo lo batte Autieri, in mezzo colpo di testa! Con De Silva che va vicinissimo al gol del vantaggio per... Viene fermato però. Attenzione, l'azione personale, il tiro! Pallone che termina sul fondo. È stato De Silva a sfiorare il vantaggio per i Madigans. Poi Perna, sull'alto di destra, Perna entra in area di rigore, Perna porta la palla sul sinistro, poi la scarica per Ausiello che calcia! E fa 1-0 per i partenopei. Non l'ha vista Esposito. Dell'Oglio. Imposta il terzino destro e poi va al lancio preciso per Ausiello che la mette giù con un bellissimo tocco e poi calcia e fa 2-0. Straordinaria la ripartenza dei partenopei. Il lancio perfetto di Dell'Oglio. L'aggancio dolcissimo di Ausiello che poi ha battuto Esposito. Calcio d'angolo. Poi va a rinvio con le mani. Cercare De Silva. Poi la sponda per Romano che calcia con il sinistro. Ardito con un super intervento e poi arriva il 2-1. Accorciano subito le distanze i Madigans con De Silva. Può andare Conte. Si fa vedere Perna che viene servito con un pallone laterale. Ancora il numero 9 che la mette sul secondo palo. Conte di testa. Cosa si è mangiato qui il numero 7? Grazioso a centrocampo. Recupera poi Ausiello per Perna. Evita l'intervento di Autieri e calcia Perna. Un bel destro che è terminato alto però sembrava in controllo Esposito. Ardito sbaglia e regala il pallone a De Silva in area di rigore. De Silva la mette in mezzo, Fiandra, la straordinaria parata di Ardito. Ma trova Chioccarelli, Romeo, il tiro, pallone che rimane lì, poi la conclusione improvvisa di Romano, termina sul fondo, non di molto. Si è fatto vedere centralmente, ancora pallone messo in avanti, Roncalli che sbaglia il controllo, arriva comunque Fiandra sul pallone, Fiandra entra in area di rigore, calcia con il sinistro, pallone che termina sul fondo, non di molto, dando anche l'illusione ottica del gol. Ad uscire dalla difesa con il pallone e poi a verticalizzare per Conte, situazione di 2 contro 2, Conte, pallone in mezzo per Perna che fa 3-1, si è fatto sorprendere il contropiede del Madigans. Romano prova a prendere posizione su Di Lorenzo, poi Chioccarelli che quasi fa autogol e Ardito che salva su Romano. Incredibile, Manduca che può ripartire, ancora Manduca, supera la metà campo, palla al piede, poi in buca per Peluso sull'errore di Chioccarelli, Peluso, pallone sul fondo di un soffio, De Silva, ancora De Silva, buona la sponda qui per Roncalli, entra in aria, il pallone ancora per De Silva che incredibilmente mette fuori con la porta vuota, c'è stata una diversa, va al lancio per Conte, la mette giù Conte, prova a girarsi, poi fa la sponda per Perna, al limite Perna, la scucchiaia per Grazioso che va di testa e il pallone che termina sul fondo. Bella l'azione dei partenopei, poi va anche al lancio preciso per Conte, 3 contro 1, Conte in area di rigore, Conte a tu per tu con Esposito, fa 4-1, ancora in ripartenza i partenopei. Di testa, poi Roncalli, ancora tre piedi di Peluso, prova a centrarsi e liberare il sinistro, Peluso, Romano con il tacco, pallone che viene parato, ancora ad Ardito in due tempi, molto bene quest'oggi il portiere. Perna, ma termina qui il match, partenopei che battono 4-1 i Madigans grazie alla doppietta di Ausiello, il gol di Conte e Perna, di De Silva e il gol dei ragazzi maglia verde. Buonasera dal Millennium, si è appena conclusa la partita tra partenopei e Madigans, 4-1 per i partenopei, siamo con Ardito e Chioccarelli dei partenopei. Ardito, è stata una partita, al di là di quello che dice il risultato, equilibrata, avrei salvato i tuoi in diverse occasioni, avete rischiato qualcosa, soprattutto nel secondo tempo. Sì, assolutamente, penso, secondo me sia stata la partita migliore che abbiamo fatto tutti insieme. C'è stato più gioco, abbiamo mantenuto la palla, abbiamo giocato tutti bene, a parte qualche azione che secondo me si poteva evitare di ricevere.
Cioccarelli, penso che puoi essere soddisfatto del gioco dei tuoi, dello spirito di gruppo che si è visto oggi e come ha detto Ardito, è stata un'ottima prestazione, Sì, soprattutto di squadra. perché comunque abbiamo sofferto, gli avversari erano bravi e noi abbiamo mantenuto i risultati, alla fine l'abbiamo chiusa in modo perfetto comunque. 4-1 è importante per comunque il momento che praticamente la terza vittoria consecutiva che facciamo. Vabbè, io comunque volevo ringraziare Anilo Sorrentino per quanto riguarda lo sponsor che ci ha permesso comunque in gran parte di partecipare al torneo, ci ha fornito i completini e l'iscrizione, quindi un ringraziamento a Anilo e ovviamente spero che possa andare per il meglio La per prossima proseguire partita il come torneo, dai, questa. magari sì. Vabbè. Ringraziamo i protagonisti dei partenopei e dal Millennium è tutto.